Oggi parliamo di animali in condominio, in particolar modo dei cani. Gli animali in condominio sono un tema di dibattito caldissimo all'interno delle assemblee costantemente. Ieri, giusto ieri, ho dovuto mandare un richiamo per disturbi della quiete condominiale. Ora, bisogna capire alcune cose. Abbiamo bisogno di due sentenze. Gli animali in condominio sono permessi? Abbiamo bisogno di due sentenze della Corte di Cassazione, la sentenza numero 809 e la sentenza numero 1394. La sentenza 809 stabilisce una volta per tutte che il regolamento di condominio non può impedire di tenere un cane all'interno del condominio. Perché? Perché viene ritenuta una indebita ingerenza nei confronti del diritto di proprietà, quindi un'indebita compressione del diritto di proprietà che è tutelato dall'articolo 832 del nostro codice civile, della nostra carta costituzionale, e è una ingerenza ed è una compressione del diritto di proprietà ad opera del regolamento condominiale, che viene considerato una fonte normativa inferiore rispetto alla codicistica e la carta costituzionale. La seconda sentenza è quella 1394. Che cosa dice? Dice che il normale abbaiare dei cani va tollerato, ok? Quando si sfora nell'illecito. Nel momento in cui il cane produca delle cosiddette emissioni rumorose in grado di dare fastidio e di alterare la quiete e la serena convivenza condominiale ad un numero indeterminato di persone. Solitamente vengono fatti dei rilevamenti acustici che devono superare i 3 decibel, viene utilizzato questo parametro, quindi non è solo l'intensità del rumore che viene presa in considerazione, ma anche la costanza, l'orario, eccetera. Per quello che riguarda l'ASL, siccome me lo chiedono in continuazione, l'ASL, l'azienda sanitaria locale, può intervenire solamente in questi casi, nel caso in cui ci sia un maltrattamento comprovato ai danni dell'animale, nel caso in cui ci sia un pericolo igienico-sanitario prodotto dalla presenza dell'animale e nel caso in cui ci sia mi sono dimenticato il terzo caso, quindi nel caso in cui ci sia un pericolo per l'animale, un pericolo igienico-sanitario e ci sia l'animale rappresenti anche il terzo motivo, è un pericolo per gli altri condomini, quindi se il cane è particolarmente aggressivo, ha già aggredito, eccetera, si può contattare l'ASL. Negli altri casi la presenza dell'animale in condominio va tollerata e anche il suo abbaiare. È vero che l'abbaiare del cane va tollerato, ma è anche vero che la proprietà e il proprietario del cane, per garantire la pacifica convivenza all'interno del condominio, devono agire in tal senso, quindi magari non lasciando il cane chiuso fuori, non lasciando il cane al freddo, cercando di educarlo a non abbaiare in continuazione se vuole qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte norme che rientrano all'interno comunque del buon senso per la pacifica convivenza. Per altre informazioni, studialo presti. Amministrazioni condominiali.